tutti! Visto che sia su Facebook che su YouTube mi avete chiesto di fare una nuova sfida piccante, io ho fatto una scorta di peperoncini, tra i quali c'erano dei Maldivian Pepper. Eccone qua uno, quello che mangerò adesso. Questi peperoncini sono più o meno come gli habanero, in realtà sono più o meno degli habanero, però erano stati importati nelle Maldive tempo addietro, secoli fa, e lì hanno cambiato un pochino la forma e il sapore. La forma, come vedete, sono più corti degli habanero. Gli habanero sono un po' più allungati, quelli tradizionali. Questi qui sono quasi a palla, sono sempre costoluti, però sono proprio rotondi a palla. La piccantezza dovrebbe aggirarsi attorno ai 350.000 unità Scoville, come gli habanero. Come sapete, gli unici alimenti che possono togliere la piccantezza, perché mangiare un peperoncino intero è piccante assai, e gli unici alimenti che possono togliere la piccantezza sciogliendo la capsaicina, che è il principio attivo che rende piccanti i peperoncini, sono il formaggio e la birra. Io il formaggio non ce l'ho e allora sto versando una birra con calma, anzi... bella birra. Adesso per prima cosa tolgo il picciolo, che non è buono da mangiare. Ecco il peperoncino e via con la sfida. Prima, come sapete, la sfida sono 10 minuti senza bere la birra, senza niente, senza far niente, aspettare 10 minuti resistendo alla piccantezza del peperoncino. Resisterò? Io penso di sì. Vediamo. Oh, inizia già a bruciare tutto, eh? Oh, è bello piccante. Sì. Oh, è più o meno come l'habanero. Forse anche un pelino di più questo, eh? Oh. Però ecco. Già sto tremando. Se conoscete il sapore fruttato dell'habanero, questo ha lo stesso sapore, però moltiplicato per 10. E la piccantezza, cavolo, mi sta bruciando tutta la lingua da paura. La lingua e il palato. Con l'habanero. Oh cavolo, devo aprire, fa caldo. Con l'habanero brucia di più tutta la bocca in generale. E è meno concentrato. E intanto continuo a versare la birra, così mi autotorturo, non posso berla, è lì bella fresca che mi aspetta. Dai, intanto 2 minuti sono già passati, ora sono un quinto della sfida. No, dai. Dopo il primo momento di super bot, adesso si sta calmando la piccantezza, però. Oh, è mica tanto. Quando deglutisco va tutto giù in gola. E va giù fino allo stomaco, cavolo! E fischiano le orecchie, sono... sono più piccanti del previsto. Oh cavolo! E mi suda la testa.
E non solo quella. Eh sì. È impegnativa la sfida, più del previsto. Non pensavo che fosse così piccante. Per essere piccolo, sta per bene. Mi sa che dentro è bello carnoso, una bella placenta grassa. Mi iniziano a sudare anche le palpebre, gli occhi. Sono quasi a 4 minuti. Comunque, alle Maldive, più o meno tutte le ricette, ho letto, contengono questi peperoncini. Bruciano anche le orecchie dall'interno. E mi sa che alle Maldive sono dei buon gustai. Naturalmente non ne mangeranno uno concentrato così da solo a morsi. Anche se ho visto gente che li mangia abitualmente così. Mi lacrimano gli occhi. È che sono quasi a metà sfida. Adesso che va giù tutto, il bruciore non è più tanto in bocca, tanto qui nell'esofago. Anche se la lingua continua a bruciare. E ogni volta che dilutisco va giù e si allunga il bruciore giù fino allo stomaco. Lo stomaco non brucia, ma tutto il resto sì, fino a lì sì. Io ne avevo mangiati altre volte questi peperoncini, però non me li ricordavo così piccanti. Fatica, impegno, poi vedendo qui la birra che mi sta aspettando, cioè ancora da finire di versare. La birra bella, fresca, che mi dice bevimi, bevimi, ma io non posso. Devo soffiarmi il naso. Oh cavolo, scusate. Sudo tutto anche dall'interno. Davvero, pensavo meno arduo. Adesso beh, in bocca sta passando. Inizio a parlare più agevolmente. Però, ma il sapore è proprio buono. Devo dire, ecco, adesso che riesco a parlare posso parlare meglio, anche se la bocca è ancora infocata. Comunque, il sapore è buonissimo. Voi immaginate il sapore dell'abanero, ma molto, molto, molto più potente, più saporito. È buono, buono. Anche se parlare come ho appena parlato viene il fiatone, cavolo. No dai, sto sudando tutto, però inizia ad andare meglio. Dai, dopo quasi 8 minuti sta andando meglio, dai. Beh,
sono stati quasi 8 minuti di botte intense, molto intense. Adesso devo aspettare 2 minuti per bere la birra. Oh. Buono, buono. Vi consiglio di comprare questi peperoncini. Io li ho trovati in un negozio di gente del Bangladesh che di solito hanno gli scatoloni pieni di peperoncini. Voi fate un giro in qualche negozio etnico di bengalesi o di indiani o di pakistani, loro di solito li hanno sempre i peperoncini. Oh, scusate, ma fa digerire anche quello che non ho mangiato. Con questo rotticchio è venuto su tutto il sapore, buono. Comunque, se avete voglia di farvi un giro, andate in uno di questi negozi, cercate, chiedete e vedete che questi qui di solito sono i più diffusi. Tra quelli che hanno di più li hanno in tutti i negozi e sono strabuoni. O se no hanno i piripiri, che sono quelli verdi lunghi che poi diventano neri, e anche quelli sono molto ma molto buoni, molto meno piccanti ma saporiti. Poi hanno anche gli habanero, a volte i Trinidad Scorpion e cose del genere, Carolina Reaper, e chi più ne ha più ne mette, non riesco neanche a parlare, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, fatemi un giro e vedrete che li trovate a poco prezzo. Ancora 20 secondi di sfida, meno 15 secondi. Dai che la birra mi aspetta. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. E ora posso bere. Oh yeah. Anche con la birra ci sta bene il sapore del peperoncino. Buono, buono, molto buono. Se volete che faccia un'altra sfida, fatemelo sapere nei commenti sotto al video. Nel frattempo continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels. Iscrivetevi e attivate le notifiche, così saprete sempre quando escono nuovi video. Magari commentate i video, condivideteli, lasciate un like. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex & Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni e viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook alla mia pagina Two Speed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori in pietra, metallo e legno. E io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!